Ciao ragazze, oggi il video proprio non era in programma, non dovevo girare nulla, infatti tutto è campato per aria così, ma mi sono venuti 5 minuti di ispirazione dovuti a un video che ha caricato Giulia sul suo studio, vi metto il link sotto. Lei ha un studio bellissimo, super pulito, organizzatissimo, tutto perfetto. Cara Giulia, adesso ti faccio vedere io che cos'è un laboratorio. Siete curiosa? Vi faccio vedere la microbottega. Dunque, se siete deboli di cuore, cambiate video, perché qua c'è il delirio. Allora, cominciamo. Aiuto, che vergogna. Il mobile della stoffa, una parte perlomeno. C'è un casino anche qui dentro, ma io mi ritrovo sempre in tutto, quindi l'importante è poi quello, no? Perlomeno i pannolinci ce li ho ordinati, almeno le scorte. Dai, anche la Big Shot è ordinata. Certo, non la uso mai, per forza. Sotto i pannolenti ci sono i cassetti, ma ve li avevo già fatti vedere, e con tutti i materiali per fare le confezioni, le spedizioni, insomma la roba per il corriere, le buste, così. E i miei piccolissimi rotoli di carta velina da pacchi per appunto. A seguire sul letto che c'è nella camera, nella microbottega, abbiamo tutto quello che devo ancora fotografare per lo shop, mi viene da piangere solo a pensarci. Qua c'è un pacchetto che deve andare, qui ci siamo io l'uomo ombra, che vi farò vedere prima possibile in un post dedicato. Qua vabbè, c'è stoffa ovunque. E ora preparatevi, sto per farvi vedere una cosa molto spaventosa. Il delirio! Sì, devo andare a comprare l'IKEA le scatole. Ho un po' di scorte per Natale che sono un tantino incasinate, però giuro che lo sistemo presto. Okay? A seguire abbiamo lo scomparto, se riesco ad aprire, imbottitura, che vabbè, come vedete è vuoto, non c'è più niente, devo andare a comprare. Ho sia quella in fogli che i bustoni di quella, insomma, per imbottire i pupazzi così, ma appunto è quasi finita, devo andare a comprarla. E qui un carico di buste, perché non bastano mai, io le compro all'ingrosso e quindi eccole. Siccome per fare questo video non ho modificato nulla nella microbottega, è proprio molto nature, in questo momento sulla sedia da stiro ho i pezzi per fare le dollhouse da viaggio e vorrei farvi vedere lo stato del mio asse da stiro. No comment, veramente. A seguire abbiamo la mia piccola scrivania con la mia fedele assistente. Qua vabbè, ho il cestino che c'è il tutto di più, ma lasciate perdere, no comment, anche lì. Poi qui questo bellissimo mobile che mi ha regalato una mia amica. Anche qua il delirio, abbiamo le cerniere, abbiamo le chiusure per gli zaini, i sonagli, insomma tutte le varie, i vari cioppini. Idem qui, c'è un po' di tutto. Vabbè, non si capisce nulla, ma fidatevi. Qui dentro ho bigliettini da visita quasi finiti, i cartoncini, quelli che io scrivo a mano di ringraziamento per i pacchetti. E poi qui, ta-da, ci sono le nuove cartoline che metto nei pacchetti. In questo momento, cioè oggi, stavo facendo le dollhouse, quindi qua sì, ho le bamboline che stavo facendo oggi. Qua c'è il mio quadernino magico, qua, to-do list, un casino che la capisco solo io, ma l'importante è capirlo. Qui ho un po' di tutto, le penne, le forbici, così, e il magico rullino che uso per raccattare i pelucchi della spugna malefica, che si attaccano ovunque, ve lo assicuro. Qua abbiamo la scorta di scatole, che anche queste non sono mai abbastanza per le spedizioni. Poi vabbè, qua il calendario, tutti i vari, i miei fogli, insomma, con to-do list, perché sapete che io sono la donna delle liste, quindi io continuo a fare liste su liste. Sotto ho i miei nastri, sbiechi e le varie. Qui sotto, cioè sotto sulla scrivania, ho il piano di taglio. Qua c'avevo della stoffa, vabbè, perché stavo cucendo. E poi abbiamo una seconda bacheca, dove ci sono io e le mie amiche, io da piccola. Qua sempre liste su liste, qui ho insomma le liste delle stoffe che ordino dalla Sardegna, così anche il mio fornitore ha lo stesso catalogo, che quindi non ci confondiamo quando faccio gli ordini anche da lontano. In questo momento sulla Singer vecchia abbiamo una scatola
di pannolenci perché la stavo usando per appunto le dollhouse e cade tutto, non facciamoci caso. E niente, qua c'è la stampante, qua c'erano le buste che devo preparare, qui ci sono dei dentini che devo finire di preparare. Poi qua c'è questa bustona dove dentro io ho i cartamodelli, quelli più grandi, ingombranti, tipo quelli dell'asilo. A seguire, sotto tutto ciò, c'è il mondo fatato di Sara, cioè un delirio. Qui c'è la contabilità, che come vedete Giulia ha tutti quanti i suoi cosi coordinati, carini, coi fiori, io c'ho sta roba. Qua abbiamo timbri, calcolatrici, insomma, materiali vari, scatole varie, vedete qua, fili, non si può capire niente. Qua c'è di tutto di più, ma è ordinato, credetemi. Cioè, nel senso, io lo so cosa c'è. Qua c'è, le SS creative. E qui un po' di libri di cucito per bambini, così. Io ve l'avevo detto che questo non era un video per deboli di cuore, però questa è la microbottega, questo delirio, questo casino, ma anche con tanto colore, con loro che fanno compagnia. E insomma, a volte mi sento un po' una cinese, devo dire la verità, perché sto quasi tutti i giorni della mia vita chiusa qui dentro fra quattro mura a cucire, però dai, per ora va bene così. Sono sicura che in futuro le cose miglioreranno, cambieranno, cresceranno, non lo so. Comunque è da qua che partono i sogni e quindi per ora va bene così. E, cara Giulia, sei una dilettante, il tuo studio non ha niente a che vedere col mio e lo dico per invidia, sappilo. Però insomma sono sicura che molte hanno il laboratorio incasinato come il mio, vero? Ma lasciate un commento e ditemi che siete con me. Ciao!